Eccoci, buonasera. buonasera cari amici. Allora, stasera è una, un colloquio particolarmente importante perché spiegheremo con estrema dovizia il decreto legge appena promulgato dalle Camere. Ricordiamoci, decreto legge. Non facciamo confusione, io stasera devo essere con voi particolarmente chiaro perché sto, stiamo sentendo corbellerie di qualsiasi genere e ci tengo a dirvi sempre, a darvi sempre una nozione precisa, trasparente, di quello che sono le norme. Allora, decreto legge, voglio ricordare a tutti che finché non ci sarà un giudice o la Corte Costituzionale o un giudice che ne sospenda l'efficacia, il decreto legge è una norma attiva. Quindi le forze dell'ordine lo devono fare rispettare. Tenete presente questo dato che è essenziale al di là di quello che poi ci diremo, al di là delle legittimità in Costituzione, tutto quello di cui collocheremo, il decreto legge è una norma attuale. Siamo chiari su questo? Bene, adesso, adesso guardiamolo, ve lo spiego, vi dico subito che questo decreto legge non è quello che ci hanno raccontato né sui giornali né sulle televisioni, è nettamente diverso, quindi ascoltate con molta attenzione. Quindi al termine di questo nostro colloquio divulgate al massimo queste nostre notizie perché i cittadini italiani devono essere ben consci di quello che c'è scritto su una legge che è immediatamente. Eseguita, non ci possono essere errori. Allora guardiamolo insieme. Guardiamolo insieme. Eccolo qui, il famoso, ormai famoso decreto-legge che ci riporta indietro di parecchio secondo quello che dicono tutti i giornali e le televisioni. E ormai andiamo verso il nuovo lockdown eh, tutti con le maschere eccetera allora guardate potete anche farne una fotografia ecco vi, fa, ecco vi fotografo il titolo perché con il titolo poi andremo alla seconda pagina comunque lo trovate su internet decreto legge 125 del 2020 allora, allora ricordatevi quello a cui siamo sottoposti, diciamo, come possiamo dire, gli ordini a cui siamo sottoposti sono di due generi, quelli di legge, legislativi, e le norme attuative o regolamentari. Il decreto legge è una legge, che poi dovrà essere trasformata in legge entro tot, ma, ma, ma ci sono le norme. Per cui vi ricordate quando dicevamo che ci facciamo con tutti di questi DPCM, decreti del Presidente e del Consiglio dei Ministri, perché sono norme, sono un regolamento, come, come il regolamento del vostro condominio. Adesso hanno cambiato modalità, hanno compreso gli errori che avevano fatto nel passato. Che hanno fatto? Hanno promulgato una legge che è questa che stiamo leggendo adesso. Dopodiché, ecco, ecco che cosa dobbiamo imparare: dopodiché, da questa ci butteranno addosso una serie di decreti legge, di eh, eh, circolari, di decreti ministeriali, di decreti regionali. Questa legge che è stata promulgata è un perfetto cappello per poi invaderci di norme. Regolamentari. Bene, allora, ma, ma non disperiamo, ma non disperiamo, perché vi farò vedere, vi racconterò riga per riga quali sono i pericoli, ma quali sono anche gli errori che vengono fatti. Pericoli, errori. Allora, andiamo subito. Allora, alla pagina 2, guardate, la pagina 2 sono due righe le più importanti. Al punto B, eccolo, vedete, obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Guardate bene questo termine, allora scusatemi, vi devo dire, guardate, quando leggiamo una legge, ve lo dico... Perché ho avuto l'onore, sono un consulente legislativo, ho scritto leggi in passato. La legge è basilare nelle sue dizioni: ogni parola ha un significato, ogni virgola riesce a dare un significato diverso. Quindi leggiamo con attenzione le parole. Leggiamo con attenzione le parole. Guardate, sempre con sé. Obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Guardate, non c'è scritto mascherine, non c'è scritto che tipo. Dispositivi di protezione. Mettete a mente questa dizione. Anzi, ecco qui, la potete anche fotografare così queste cose in arancione. Fotografatele, potranno essere importanti in futuro allora, con la possibilità guardate, vi faccio vedere questo è uno dei trucchi di queste norme e di queste leggi con la possibilità di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi eccetera eccetera, poi lo vediamo meglio questo però, guardate, qui dice in questo punto B la possibilità quindi non dà l'ordine di mettere, di mettere i dispositivi di protezione sempre. La possibilità. Allora, perché la possibilità? E questo è il trucco. Il trucco, nel senso, non parliamo di trucchi nel senso spregiativo, il trucco nel senso che servono tutte queste cose per poi riuscire a, ehm, come possiamo dire... A militarizzare il popolo italiano. Allora, qui dice la possibilità. Dopodiché che cosa succede? Andiamo subito e poi ritorniamo indietro all'ultima pagina del decreto legge e dice nelle mo guardate, eh, nelle more nelle more del dei dei Ecco qua, guardate. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ecco qua vedete, del famoso DPCM che ancora non è uscito, nell'emore del DPCM, vedete, impone l'obbligo, quindi mentre, mentre nel primo articolo, nel B, affermava la possibilità, dice nell'emore intanto con il decreto legge vi obblighiamo a mettere queste mascherine. Quindi vedete, cioè molto articolato. La legge non prevede l'obbligo. La legge non lo prevede. Decreto legge non prevede l'obbligo di indossare no le mascherine, gli organi di protezione. Ma l'ultimo articolo dice finché, ricordatevi ci sarà giovedì prossimo questo decreto eh, DPCM. Quindi vi, vi racconterò quindi perché stiamo aspettando nel presentare eventuali denunce, ricorsi e altro, perché dobbiamo aspettare il DPCM, quello che darà la certezza, anche se non sarà la certezza, però la descrizione precisa delle norme. È ovvio che se questo DPCM non sarà consono a questo decreto legge. Sarà ovviamente legittimo, ma sempre vigente finché non lo impugneremo e sarà eventualmente annullato da un giudice o dalla Corte Costituzionale. Quindi, decreto legge non prevede l'obbligo, l'ultimo articolo prevede l'obbligo fino alla al, promulgazione del DPCM. Ma leggiamolo questo obbligo, leggiamolo con molta attenzione. Guardate, oggi stiamo facendo un'analisi che nessuno fa, no? dicono sui giornali corbellerie di tutti i generi: corbellerie dentro casa, corbellerie, corbellerie. Leggiamolo attentamente, ecco qui. Allora, obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Quindi. A tanti, a, tanti, a tanti genitori che ci dicono: ci obbligano i nostri bambini a mettere solo le mascherine chirurgiche, solo quelle col filtro. Sono cose illegittime. Sono cose illegittime. Fotocopiatevi questo, questo articolo. Si chiama qualsiasi dispositivo di protezione delle vie respiratorie e lo decidiamo noi. Lo decidiamo noi perché c'è scritto qualsiasi. Guardate, eh? vedete, un dispositivo, non c'è nessuna specificazione di che tipo di dispositivo si debba avere. Nonché, leggiamo insieme, l'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni quindi nelle abitazioni private si può fare quello che vogliamo no, che, che ne dicano le televisioni guardate abitazioni private si può fare quello che si vuole e in tutti i luoghi all'aperto ecco guardate guarda, guarda, questa è anzi guarda, guarda, vi, faccio, vi faccio evidenziare questo tratto, scusatemi adesso ve lo risottolineo perché questo è determinante per quello che fa, faremo in seguito, eccolo qui adesso ve lo faccio rivedere, ad eccezione, ecco. ad eccezione, dei casi in cui per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Oh, ragazzi, cioè qui no, le parole di una legge sono parole, sono stampate, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, quindi io vi consiglio. Di stamparvi questo, questa legge, di metterla in tasca sempre, perché la legge, la legge, non la circolare del sindaco, la legge prevede, lo ripetiamo, che i dispositivi di protezione del viaispedore debbano essere indossati ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche del luogo. Quindi una piazza deserta, una piazza con poche persone è una caratteristica del luogo, una via di campagna è una caratteristica del luogo, una, non lo so, un, un balcone pubblico dove non c'è nessuno è una caratteristica del luogo. Le caratteristiche del luogo sono immense. Un fiume, un lago, un, una, una riva del mare, un molo, un, tante cose, ad eccezione cose in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, guardate, questa, questa a parte il fatto che sono devo dire, faccio, ho fatto il consigliere legislativo, le circostanze di, de, del fatto chi le decide, cioè immettere in una legge un'addizione così empirica le circostanze del fatto cosa significa il fatto lo decido io chi lo decide il vigile chi lo decide il magistrato lo decide il presidente della repubblica guardate lo rivediamo per le caratteristiche per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi, quindi se io garantisco che in un luogo sono isolato rispetto agli altri, la mascherina non la devo mettere. Quindi, eh, queste sono parole scritte su una legge. Quindi, se io sono su in una piazza dove ci sono io e la persona, un'altra, un'altra 10 persone, sono a 100 metri, io Secondo la legge, secondo la legge che stiamo leggendo, adesso non devo indossare nessuna protezione. Allora, stampatevela questa legge. Mette, sono tre pagine, eccole qua. Una, due e tre. La seconda non serve a nulla, quindi sono due pagine che le potete tranquillamente stampare. Eccole qui, una, due e tre. Ve le mettete in tasca e queste saranno indispensabili. I prossimi giorni saranno drammatici perché avremo le forze dell'ordine scatenate. Ci sono multe di 1.000 euro, 400, 1.000 euro. Allora io vi voglio dire una cosa. Su internet, sui social, sto leggendo una valanga di cretinate. Però questa valanga di cretinate vi porta a fare degli errori, stiamo molto attenti. Io non consiglierò mai a nessuno fate come vi pare, andate in giro a dire ai poliziotti, siete legittimi. No, questo è un errore perché mettiamo in serio pericolo le persone. Quando leggete su internet, adesso vi faccio vedere, guardate, eh, adesso vi faccio vedere messaggi messaggi in cui vi incitano a fare cose strane accertatevi che sempre ci sia una firma sotto perché vi faccio vedere ecco un messaggio che sta girando guardate eh? su internet eccolo qua dichiarazione da mettere a verbale sui, su, sui verbali che vi fanno i recedotti, il pubblico ufficiale di quanto previsto dalla vigente normativa, dichiarate gli articoli, tutto, tutto un papiello secondo voi, secondo, secondo questo modulo che è su internet, voi, voi dovreste scrivere tutto questo papiello perché gli agenti devono sapere che voi non portate la mascherina Sono corbellerie, guardate, non esiste nessuna firma, guardate, ma vi rendete conto? Ecco, io, stiamo attenti a quello che ci fanno fare. Altra corbelleria che sto leggendo: se un vigile vuole multarvi, chiedergli l'ordinanza del sindaco, prevo istruttoria sull'andamento epidemiologico del vostro comune, eccetera, eccetera, al, eh, non esiste infrazione neanche la sanzio, eh, sanzione. Ecco, vedete, guardate se, se per caso c'è una, una firma, quest'altra corbelleria. Allora, amici miei, sapete quanto ci vogliamo bene e quanto siamo attenti attenti alle normative. Noi noi siamo ligi alle normative, siamo leggi alla Costituzione italiana. Questa nuova legge sarà illegittima, la impugneremo. Questa nuova legge sarà un'altra violenza privata, la denunceremo, ma finché non viene annullata è una legge dello Stato. Noi però vi diciamo, l'abbiamo letta con voi analiticamente, prevede la possibilità di non indossare la mascherina nelle modalità che vi abbiamo appena descritto. In questi giorni, giorno per giorno, vi racconteremo quali sono le modifiche. Teniamo presente che giovedì prossimo ci sarà il nuovo DPCM e da lì vedremo se ci saranno modifiche a quello che hanno promulgato ieri. Siamo molto attenti a non commettere errori, le multe sono alte, c'è la possibilità di non mettere mascherine, tenete presente che questa legge prevede che chi ha l'arma, chi ha qualsiasi patologia si può fare dispensare dal proprio medico. Molti mi stanno raccontando, ci stanno dicendo, ci stanno denunciando. Il mio medico, nonostante io abbia l'arma, l'allergia, la, la, la rinite cronica e quant'altro patologia, il mio medico non mi vuole certificare la mia patologia, quindi di essere dispensato da, dalle mascherine si denuncia, il medico ha l'obbligo: è un obbligo, non solo ha un obbligo professionale e quindi si denuncia all'ordine dei medici, ma se è un medico del servizio nazionale, il nostro medico, il pediatra, il nostro medico, si denuncia penalmente per omissioni di atti di ufficio. I medici devono imparare a fare il proprio dovere. Tanti amici medici sono fantasticamente partecipi a questo dramma che stiamo vivendo. Tanti, alcuni, alcuni, alcuni stanno abusando della loro professione alcuni pochi per fortuna ma se l'abusano saranno denunciati noi siamo sempre affinché le leggi vengano rispettate in mezzo a questo cataclisma che sta avvenendo abbiamo delle novità che ci devono far riflettere delle novità che ci consentono di sperare che anche popoli che sono meno pecore del popolo italiano siano comprendendo che questa situazione ormai generale è una situazione illegittima, è una situ situazione contro non solo le Costituzioni degli Stati, ma contro le Costituzioni europee. E abbiamo finalmente, eccolo qui, il Tribunale di Madrid, guardate, il Tribunale di Madrid il lockdown, il lockdown è illegittimo sentenza del Tribunale l'Europa sconvolta dal Covid il Tribunale di Madrid boccia le leggi che vietano di uscire dal proprio comune eccolo qui sempre la Corte di Madrid annulla il lockdown e abbiamo anche il Tribunale amministrativo di Strasburgo che annulla una finanza del prefetto di Strasburgo che obbligava alle mascherine tutto il giorno. Per cui il dramma che stiamo vivendo noi italiani è un dramma forse il peggiore d'Europa, ne parleremo. Ci stanno mandando i dati italiani, che sono i peggiori d'Europa, come dal punto di vista delle statistiche: i peggiori d'Europa. Ci sono dei colleghi fantastici che stanno facendo delle slide e anche dei medici fantastici che stanno facendo eh, studi proprio per noi, per noi per noi che vi informiamo quotidianamente nei prossimi giorni vi daremo informazioni di tutto questo. Siamo, stiamo tranquilli perché non solo l'Avvocato Polacco, ma ormai decine, centinaia di colleghi di avvocati di associazioni, di medici, di scienziati, hanno compreso le ingiustizie, hanno compreso la violenza che, sta, che è perpetrata nei nostri confronti tutti quanti i giorni, e quindi tutti questi professionisti finalmente stanno collaborando per denunciare negli organi competenti questi soprusi. Ci vediamo domani, tutti i giorni, vi teniamo al corrente di quello che stiamo facendo. Tentiamo di resistere, nei prossimi giorni sicuramente avremo qualche nuovo spiraglio. Un abbraccio, un abbraccio, divulghiamo al massimo queste nostre informazioni. Ciao.